All'apparenza, l'accostamento dei due termini, mafia e giustizia, è naturale. La mafia è reato e la giustizia è chiamata a reprimerla. Sicché la mafia prospera se la giustizia non funziona o funziona male. È tuttavia un accostamento non vero in termini di esclusività, se è vero che la mafia prospera anche quando la giustizia funziona. Dimostrazione. Possenti indagini giudiziarie della prima metà degli anni Ottanta. Centinaia di mafiosi in carcere. Il maxi processo. Subito dopo, manifestazione rinnovata della virulenza mafiosa. Che non sembra neppure scalfita dalle iniziative giudiziarie. Non è possibile che sia rinata. La verità è che è rimasta intatta. Perché? Perché se in qualche modo è stato affrontato il nodo mafia-giustizia, poco o nulla si è fatto per affrontare quello mafia-amministrazione, mafia-politica e mafia-cultura. E se politica, amministrazione e cultura rientrano tra i grandi compiti dello Stato, vuol dire che è mancato un intervento globale dello Stato nell'affrontare il fenomeno. È mancato perché, a differenza della lotta al terrorismo, non è che lo Stato si sia organizzato per un'efficace repressione e l'abbia incoraggiata. Emblematiche sono le vicende del pool antimafia di Palermo, il più valido ed efficace degli strumenti sperimentati. Nasce per germinazione spontanea, viene apparentemente incoraggiato con l'apprestamento di mezzi ingenti per la celebrazione del maxi processo. Viene totalmente delegato a risolvere il fenomeno giudiziariamente, essendovi per altro verso estremo interesse negli altri scenari della lotta. Viene infine decisamente ostacolato e di fatto ridotto all'impotenza allorché tenta di farsi carico di tutti gli aspetti del problema. Perché la mafia è così diversa e così più potente di altre forme di criminalità organizzata? Perché la mafia non è soltanto una forma, sia pure particolarissima, di criminalità organizzata. È un'istituzione alternativa allo Stato che tende a presentarsi come capace di assolvere ai compiti primari dello Stato nei campi della giustizia, della sicurezza, dell'economia. La mafia è territorio, come lo Stato è territorio. La famiglia mafiosa tende a esercitare le stesse funzioni dello Stato. E come si pone nei confronti dell'altra legittima istituzione che pretende legittimamente di controllare lo stesso territorio? Non scontro, ma condizionamento dall'interno mediante inserimento di propri uomini nelle istituzioni, corruzione o minacce a pubblici funzionari per piegarli al suo volere, sfruttamento della tentazione alla convivenza che genera obiettive collusioni. La mera azione della magistratura è inefficiente, è insufficiente. Non può seriamente incidere sull'inserimento, apparentemente legittimo in senso democratico, di uomini della mafia nelle istituzioni.
non può scoprire le corruzioni. È il reato più diffuso e meno perseguito in Italia. Infine, spesso le collusioni obiettive neanche costituiscono reato. Non esistono seri controlli interni sull'attività della pubblica amministrazione, perché controllori e controllati rispondono entrambi a logiche lottizzatarie dei partiti politici. Il nodo è amministrativo e politico, ed è proprio in questi campi che lo Stato è assente. Occorre affrontare questo nodo politico. E se i partiti sembrano incapaci di risolvere questi problemi, la crescita culturale dell'opinione pubblica mi sembra saprà trovare la strada giusta. Paolo Borsellino, 18 maggio 1990.